Presso il Centro di Formazione Professionale Provinciale di Chioggia si tengono da alcuni anni i corsi di pizzaiolo, rivolti a persone in stato di disoccupazione, per agevolare chi deve reinventarsi un lavoro e per offrire una nuova possibilità di impiego in un settore che può proporre diverse opportunità anche nell'ambito del lavoro stagionale. Durante il corso, della durata di 300 ore e completamente gratuito, gli aspiranti pizzaioli imparano tutte le nozioni e le tecniche di base sulla panificazione, sia a livello teorico, sia compiendo esperienza diretta nell'attrezzato laboratorio, al fine di essere completamente autonomi nel preparare dalla classica pizza tonda a quella in teglia, dalla pizza dessert alle varie focacce. Vediamoli allora impegnati nella preparazione della classica pizza tonda. Stiamo preparando un impasto diretto da 3 litri, quindi 3 litri d'acqua, 5,4 kg di farina. Mettiamo la farina ad ossigenare qualche minuto. Seconda velocità. 3 litri d'acqua. 2 litri d'acqua. Lievito fresco. Extra poi 10 g lavon. L'olio è stato pesato. Ultimo aggiungiamo l'olio. A velocità 2. Adesso aumentiamo la velocità. Ricordiamo che si mettono bacce. Spostatevi. Via. Poi c'è Ofa. Sto aprendo la pallina della pizza per dopo prepararla per infornarla. Oltre alla formazione in aula e in laboratorio, per i partecipanti è previsto un periodo di stage di 120 ore presso diverse pizzerie del territorio, al fine di acquisire anche una reale preparazione sul campo. Nel corso dell'anno scolastico 2012-2013, due sono i corsi di formazione sulla panificazione in via di svolgimento, condotti dal pluripremiato pizzaiolo Mauro Friso. E dopo un paio di saluti ai parenti lontani, mentre apro la pizza faccio un saluto speciale a mia figlia Jennifer, che in questo momento si trova in Brasile. Ciao Lavone, ciao Mohamed, ciao Leva. Asker moto e cane in pizzeria Shesh. Ecco i pizzaioli di domani, ai quali vanno i migliori auguri di successo in questa nuova professione.